Andiamo subito dal nostro ospite per un rapido commento a quello che succede sul settore della moda. Paolo Pescetto, founder e presidente di Redfish Long Term Capital. Dottor Pescetto, un piacere averla con noi, ben ritrovato. Grazie a voi. Senta, un commento alla giornata di oggi e poi rapidamente un focus sul settore della moda. È solo un problema di caring oppure tutto il comparto potrebbe essere a rischio vendite? Ma sicuramente c'è tutto il comparto a ritracciato, come vediamo, ma chi punta sull'affordable luxury, poi la traduttrice l'ha messo come tranquillo, ma la definizione è quella, quindi non il super luxury che è più del gruppo LVMH, ma il gruppo Kering ha alcuni marchi come Alexander McQueen, che sicuramente si sono posti leggermente sotto i brand di super lusso. Noi ci eravamo accorti un po' di questo calo sugli ordinativi di alcuni terzisti italiani, e ricordiamo che l'affordable luxury anche francese spesso si appoggia sull'artigianalità italiana, e alcuni terzisti nel mondo del private equity hanno avuto un calo di ordini molto forte nel primo trimestre 2024, per cui la voce di corridoio che girava era proprio di una difficoltà di questi marchi, anche specialmente su tutto quello che non è il core business. Parliamo per esempio delle scarpe da ginnastica marchiate Alexander McQueen, piuttosto che diciamo altri accessori che spesso vengono prodotti in Italia, quindi ci riguarda anche molto da vicino. Non dimentichiamo che nell'ultima settimana Cucinelli aveva perso il 10%, quindi anche noi in Italia abbiamo dei casi Kering che sono proprio degli ultimi giorni, proprio in questa onda lunga che travolge un po' questo che sembrava invece un evergreen su cui si poteva avere come quasi un settore rifugio per il risparmiatore. Molto interessante questa sua analisi, torno a lei tra poco per continuare a parlare di mercato. Ben ritrovati, circa 5 minuti all'opening bell di oggi. Prima di salutare il dottor Pescetto, volevo la sua opinione su quello che ci dobbiamo aspettare dalla riunione di oggi della Federal Reserve e soprattutto come investire. Allora, scontato che i tassi non verranno toccati, magari con due soli puntini nel board della Federal Reserve, come investire? Beh, come abbiamo già ripreso nelle scorse settimane, commentando anche l'intervento della Lagarde, noi di Redfish non crediamo in una politica autonoma della BCE. Sicuramente nel primo semestre non andiamo a scontare una decisione autonoma nel taglio dei tassi se la Fed non dovesse ritoccarli. Quindi cosa vuol dire? Attenzione alle parole di Powell, perché è scontato che non ci sia un taglio, ma se facesse intravedere la possibilità di un intervento sui tassi in riduzione nelle prossime sedute, quindi a settimane, già il mercato si muoverebbe a scontare questa riduzione, e secondo noi il mercato italiano ed europeo si muoverà più sulle dichiarazioni di Powell che non su quelle della Lagarde, che per scontato non taglierà i tassi se non dopo che la Federal Reserve sia intervenuta. Per quanto ci riguarda, quindi, molta attenzione e dito sul grilletto, sul pulsante per andare a comprare e vendere diversi settori. Come ci ha sempre visto dare, noi siamo stati confidenti sul settore bancario, però avevamo detto che tra fine marzo e aprile è un turning point, sono già stati annunciati parecchi dividendi e quindi alcune azioni già stanno scontando lo stacco del dividendo, e ci aspettiamo a partire dalla prossima settimana che ci sia un deflusso dal mondo bancario per andare sul mondo che è stato un po' più depresso negli ultimi mesi, cioè quello industriale e in particolare alcune small cap eccellenti. Quindi stiamo attenti alle dichiarazioni di Powell, che potrebbe scatenare un reshaping dei risparmiatori verso un mondo azionario che sicuramente reagirà positivamente, che è quello di carattere industriale, specialmente small cap. Interessante questa sua indicazione. Ringrazio il dottor Paolo Pescetto, founder e presidente Redfish Long Term Capital. A prestissimo, dottor Pescetto. Buona giornata a tutti voi.